Una targa in memoria del dottor Giuseppe Gusso, primo direttore sanitario di Casa Sollievo della Sofferenza, al quale è stata intitolata la sala riunioni della direzione sanitaria dell'ospedale di Padre Pio. La cerimonia si è svolta mercoledì 19 ottobre a Casa Sollievo della Sofferenza. Alla presenza di padre Franco Moscone, presidente dell'Opera del Santo Frate Cappuccino, del direttore generale Michele Giuliani e di Luigi Pacilli, direttore sanitario, che ha ricordato il dottor Gusso come un punto di riferimento certo e sicuro, la cui professionalità, competenza e dirittura morale sono state e continuano ad essere un esempio per tutto il personale medico. L'ho conosciuto nel lontano 1976, quando ho compiuto il tirocinio prelaurea. Allora si faceva un tirocinio prelaurea da studente di medicina. Il ricordo forse più bello che ho avuto, quando sono stato incaricato, in un momento abbastanza turbolento per la casa, in cui lui mi è stato sempre molto vicino, appoggiandomi la mano sulla spalla. Quest'episodio è fotografato, è fissato da una fotografia che qualcuno, non so chi, ha fatto in quel momento e ha avuto, diciamo, la bontà di regalarmi, e che io conservo in maniera molto gelosa. Laureatosi in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Padova, dove si specializzò in anestesia dopo un periodo di formazione a Parigi, il dottor Gusso incontrò padre Pio a metà degli anni 50, come ha raccontato il figlio Pio, presente insieme alle sorelle alla benedizione della targa. Ma lui svolgeva, era aiuto anestesista nella clinica di Padova e aveva appena fatto un corso a Parigi, era stato mandato insieme a un altro aiuto a Parigi, dove c'era una scuola importante per l'anestesia, e quindi aveva in quel momento lì, tornava praticamente da questa specializzazione, e quindi chiaramente, ma lui stesso espresse le perplessità a padre Pio, dicendo: ma io il mio primario cosa gli racconto? Mi ha appena mandato a fare questa specializzazione, adesso, e quindi, diciamo, in qualche maniera aveva investito su di lui, e quindi cosa faccio io adesso? Me ne vado, e non sarà per niente contento. E padre Pio gli rispose: se non piace a lui, piace a noi. Questo. Mio padre non parlava molto dell'ospedale a casa, lui quando era a casa si occupava, noi eravamo una famiglia numerosa, e quindi quando era a casa lui si occupava della famiglia, difficilmente lui parlava del lavoro, anche perché per una questione di riservatezza a cui lui ha sempre tenuto, alla fine è una grande struttura in un piccolo paese, per cui lui ha sempre evitato di parlare dell'ospedale. Negli anni 50 il dottor Gusso lasciò Padova per San Giovanni Rotondo, dove iniziò da subito la collaborazione con l'ospedale, e a partire dal 1960 ne divenne direttore sanitario fino al raggiungimento dell'età pensionistica nel 1993. Da allora in poi continuò il suo incarico in veste di sovrintendente e collaboratore dell'opera. Figlio spirituale di padre Pio, il dottor Gusso è stato fondatore e animatore del gruppo di preghiera di padre Pio dell'ospedale fino al 2012. Si è spento il 24 giugno del 2013 all'età di 90 anni.